colpisce, no? Per esempio, ve l'aspettavate, voi che vivete in questa zona, in questa provincia, cioè vi hanno stupito le immagini che abbiamo visto di questi personaggi che vengono a controllare i terreni che con violenza, oppure è una cosa che invece sapevate, di cui avevate avuto anche manifestazioni, non so se c'è qualcuno che vuole dire qualcosa. Io desideravo dire una cosa, mi è sembrata una cosa molto semplicistica, ma sto passaggio fino a come è avvenuto dai proprietari agli altri a questi mafiosi. Come è avvenuto questo passaggio di terreno? Io ho vissuto questa esperienza personalmente, mi sono ritrovato con noi, abbiamo in famiglia una piccola azienda. Un'azienda non grandissima, poco meno di 6 ettari di agrumeto, e quindi siamo entrati in questo meccanismo dei contributi di AGEA. A un certo momento ci siamo accorti che per quanto era l'estensione non corrispondeva la somma che l'AGEA erogava. Poi per una così serie di indagini private abbiamo scoperto che con il tecnico che ci aiutava, che ovviamente quando si entra in questi meccanismi devi avere il tecnico, l'agronomo, perché sennò non puoi neanche compilare nessun modulo, ecco, perché c'è tutta una situazione un po' strana, che a volte per noi piccoli produttori magari alla fine diciamo quando la stessa perdere tutte cose, perché insomma non so se ne vale la pena andare appresso a tutte le richieste della GEA per poi prendere alla fine dell'anno 2-3 mila euro. E ci siamo accorti, appunto, come dicevo prima, che qualche tempo fa, un bel po' di tempo fa, vendendo i limoni, il frutto pendente sulla pianta, ad un'azienda di trasformazione di Palermo, ci siamo accorti che una parte della nostra proprietà praticamente apparteneva a questi individui con un contratto d'affitto che io non avevo mai firmato, però poi alla fine quando avrei voluto fare qualcosa non è stato possibile, perché risalendo al proprietario dell'azienda, no, ma questo era morto, era deceduto, addirittura non esisteva neanche più l'azienda, e non ho potuto fare niente perché la promo mi diceva che ormai bisogna aspettare l'evolvere, diciamo, delle situazioni che poi la GEA anno dopo anno, diciamo così, cambia. Non so se verrà il momento di acquisire la mia parte ed unificarla, ecco. Quindi, ma la cosa più fastidiosa è tutto quello che ci vuole, tutto quello che serve per ottenere anche se un piccolo contributo. Non so se a questi signori tutto quello che chiedono a me lo chiedono pure, questo non lo so. No, vabbè, allora per rispondere al signor, sì, fondamentalmente il discorso per cui c'è l'indagine tramite la procura è che gli atti erano falsi,